Ciao, buongiorno a tutti e a tutte. E volevo in questo brevissimo video fare una piccola considerazione sul premiarsi con il cibo. Nel senso che oggi, per esempio, è venuta una persona in studio, era contenta, dimagrita. E ha detto bene, adesso mi premio con un gelato. Poi mi è arrivato un messaggio su WhatsApp con una fotografia di una ricettina preparata con amore, sana, dei sedanini di lenticchie buonissimi con pomodorini e mozzarella di riso. Mi ha detto: mi sono premiata. Quello che vi chiedo di fare, che è importante fare, mai premiarsi con il cibo. Cosa abbiamo imparato da bambine? Abbiamo imparato magari che se eravamo bravi la mamma ci regalava il gelato, quindi abbiamo collegato in questo modo il cibo all'amore, quindi sono bravo o al merito. Stessa cosa o viceversa, abbiamo imparato a collegare anche il cibo alla punizione, cioè vado a letto senza cena, quindi in qualche modo nella nostra parte inconscia c'è il premiarsi o il punirsi con il cibo. Quindi quello che vi invito a fare è, prima di tutto con voi stessi, mai premiarsi con il cibo e mai punirsi con il cibo. Quindi ho voglia di mangiarmi un gelato, mi gioco il jolly e me lo mangio e mi premio regalandomi un libro, comprandomi qualcosa, facendomi una bella passeggiata, un bel massaggio. Quindi un altro modo proprio per trovare il modo di premiarsi. Ciao Sara, ciao Elena. E se avete delle domande mi potete scrivere, se riesco a vedere la domanda. Quindi mai premiarsi con il cibo, ma con qualcos'altro, quindi trovare un'altra strategia per premiarsi. E a maggior ragione, mai farlo con i bambini. Allora, molto spesso quello che succede è che per far star bravo un bambino gli si dà un grissino, per far star bravo sempre magari una bambina che fa i capricci gli si regala il gelato, gli si dà appunto una caramella. È in questo modo che i bimbi associano il cibo all'amore. Quindi basta. Quindi premiateli facendogli capire quanto gli volete bene a questo bimbo, quanto lo amate, con dei gesti. I bambini hanno bisogno di amore e se noi gli facciamo capire che il cibo è amore, facciamo un gran casino. Quindi se avete letto il mio libro, magari questo concetto è sicuramente più chiaro. Nella mela del peccato lo trovate. Quindi, in quale altro modo mi posso premiare che non sia cibo? Ok, quindi scrivetemelo nei commenti qua sotto. Quindi che cosa posso fare di diverso quando voglio festeggiare, che non sia necessariamente mangiarmi un gelato. Quindi il gelato me lo mangio perché me lo voglio mangiare, ma non perché mi premio. Per esempio, quello che ho imparato a fare è la natura, quindi andare a farmi una bella passeggiata, quindi bene, mi regalo un pomeriggio di natura, di relax, mi faccio fare un massaggio, mi leggo un bel libro, medito. Quindi qualcosa che faccia bene ovviamente a noi. Vi saluto, vi ringrazio, un abbraccio a tutti e sono pronta a rispondere ad altre domande.